Ragazzi, buonasera e bentornati sempre qua con me su Arte Bianca Channel. Allora, oggi facciamo un impastino un po' come l'altra volta, quindi useremo una percentuale di autolisi e una percentuale di biga in pari peso, quindi sarà un bel 50 e 50 tra autolisi e biga. Non utilizzerò più lo stesso metodo per preparare l'autolisi, quindi non sarà un'autolisi maturata un'ora a temperatura ambiente, ma sarà un'autolisi di 12-13 ore a temperatura controllata, quindi in frigo. Il metodo che avete visto nel video precedente è un metodo che io ho provato e devo dire che è davvero un gran bel metodo, ragazzi, quello visto in un video di, lo ricordo, il grande Vincenzo Capuano. Ma è un video che purtroppo, ahimè, non si sposa tanto con le mie tipologie di lavoro e la mia routine, insomma il mio modo di lavorare, diciamo in linea generale. Per cui vado molto più comodo a fare questo impasto che adesso faremo insieme. Allora ragazzi, per quanto riguarda la biga, io qui ho pesato sempre 4 kg di farina, la mia farina, ricordiamo, una farina di media forza W260, ed utilizzeremo 2 litri d'acqua, quindi soltanto una bottiglia. Dall'altra parte io ho pesato altri 4 kg di farina, dell'omonima farina, con altri 2 litri d'acqua, ok? Per la biga invece utilizzeremo per intero 25 grammi di lievito, quindi un bel cubetto di lievito per intero. Prima differenza sostanziale, ragazzi, che penso abbiate già notato, è l'idratazione della nostra autolisi, che rispetto al video precedente perde più o meno un 5%, e quindi dal 55% del video scorso passa al 50%. La ragione, penso l'abbiate capito, è altrettanto semplice, ragazzi, visto che mi è un po' scomodo, diciamo, preparare una autolisi con una maturazione di un'ora, quindi attendere un'ora in pizzeria che completi, ecco, il suo processo, mi è più comodo a fine giornata, quindi verso le 10:30-11 di sera, prepararmi una autolisi di 12-13 ore e dunque, ecco, riporla in frigo per farla maturare in frigo, visto che come sapete bene la mia è una farina di media forza e penso che 12-13 ore di maturazione per l'autolisi sia un po' eccessiva, per cui la vado a riporre in frigo e abbasso leggermente l'idratazione. Detto in breve, ragazzi, sarà un impasto ancora più semplice dell'altra volta, quindi prepareremo una biga al 50% di idratazione, un'autolisi al 50% di idratazione. Andranno entrambi in frigo a 4 gradi per 12-13 ore. Ok ragazzi, allora io direi di partire subito con la biga, quindi andiamo a prepararci il nostro prefermento, eccolo qua, azioniamo la macchina, facciamo girare un po' la farina sempre a vuoto, il nostro rito di iniziazione, diciamo così. Intanto mi apro l'acqua, andiamo a inserire un attimo l'acqua, la inseriamo tutto insieme senza problemi, perché ricordiamoci che la biga è sempre un prefermento piuttosto grezzo, ragazzi, quindi non diamo molta importanza a certi particolari, acceleriamo i tempi, inseriamo tutta l'acqua subito e rapidamente, ok? Perfetto, ecco qua, attendiamo sempre quei 5-6 minuti che completi l'impastamento, nulla di particolare, deve soltanto assorbire tutta la farina che ha a disposizione, per cui attendiamo almeno 4-5 minuti. Ok ragazzi, allora la biga è conclusa, circa 6-7 minuti, vedete, solito prodotto, vedete, abbastanza grezzo, molto farinoso, vedete? Farina sul fondo non ce n'è più, o quasi, veramente sciocchezze, ma abbastanza rilevante, vedete? Quindi pure se avanza, ecco,
qualcosina del genere dal fondo, non vi preoccupate, mettetelo insieme alla biga a maturare, d'accordo? Ok, adesso riponiamo la biga nel nostro seccio per gli alimenti e passiamo all'autolisi. Ok, allora ragazzi, primo step completato. Prendiamo gli altri 4 kg di farina e i restanti 2 litri d'acqua e completiamo anche l'autolisi, dai. Così poniamo entrambe le masse in frigo e ci vediamo domani mattina. Ok, ragazzi, allora passiamo rapidamente all'autolisi. Invece attiviamo di nuovo la nostra macchina. Ecco qua. Inseriamo sempre rapidamente anche 2 litri d'acqua. Questa volta facciamo impastare giusto un pochino in più, quindi sarà sempre un impasto piuttosto semplice, ma giusto qualche minutino in più. Saranno massimo 8-10 minuti di impastamento, ok? Quindi daremo la possibilità alla nostra massa di assorbire un po' meglio la farina, ok? Che è a disposizione. Quindi sarà un prodotto leggermente meno granuloso alla fine del processo, d'accordo? Ragazzi, visto che abbiamo tempo, nel frattempo si prepara l'autolisi, giusto due o tre paroline sull'autolisi, se qualcuno si stesse chiedendo ancora a cosa serve. In effetti, ragazzi, l'autolisi, se vogliamo, innanzitutto non è un prefermento, chiariamo questo, l'autolisi. Cataloghiamola più nel preimpasto, ecco, quindi più un preimpasto in linea generica, in linea generale, non è un prefermento perché all'interno dell'autolisi, come sappiamo, non inseriamo lieviti, per cui non avviene nessuna fermentazione, o meglio, non avviene nessuna fermentazione degna di nota, diciamo così. L'unica cosa che avviene di importanza piuttosto rilevante, se vogliamo, è la scomposizione degli elementi presenti all'interno, nella fattispecie. Quello che a noi più di tutto interessa, ragazzi, è l'amido, parliamoci chiaro. Quindi, per quanto riguarda l'amido, avviene una trasformazione piuttosto importante. L'amido viene scisso in molecole molto più semplici, quali il maltosio, che è il nutrimento principale dei nostri lieviti. Dunque, grazie soprattutto all'azione di due enzimi principali che sono l'alfa-amilasi e la beta-amilasi, avviene questa scissione di questa macromolecola in due molecole più semplici e quindi più scomponibili da parte dei nostri lieviti. Diciamo che prepariamo la nostra massa a essere pappata dai lieviti, per così dire, dai. Quindi prepariamo l'impasto alla fermentazione. Ok, per questo vi dicevo, non avviene una vera e propria fermentazione, ma prepariamo la massa alla fermentazione. Quindi diciamo che agevoliamo di molto il compito dei lieviti, di nutrirsi. Poi, oltre a questo, avviene anche la scissione della macromolecola di proteina. Quindi, sempre grazie a alcuni enzimi, che in questo caso sono la proteasi e il peptidasi. Vengono scomposte le proteine in altrettante molecole più semplici, quali gli amminoacidi. Poi, di importanza molto più bassa rispetto alle due, avviene anche la scomposizione dei lipidi, ragazzi, dei grassi presenti all'interno della farina. Però ricordiamoci che i grassi presenti all'interno della farina, ragazzi, sono di una incidenza davvero bassa, come percentuale, sono circa l'1,5-2% solitamente all'interno delle farine, per cui il processo è piuttosto rilevante, ma comunque avviene. Quindi anche i lipidi vengono scomposti in due molecole più semplici, quali gli acidi grassi e il glicerolo. Quindi capirete che alla fine del processo autolitico avvengono un bel po' di cambiamenti, anche se non sembra perché la massa non lievita, ma vi garantisco che in fase di lievitazione cambia tutto. Quindi, ragazzi, giusto per capirci, immaginate di mettere insieme questi due preimpasti, anzi un prefermento e un preimpasto, quali sono la biga e l'autolisi insieme. Fatevi un po' due conti mentali. E vedete cosa vi esce fuori, ragazzi. Da un lato abbiamo un prefermento pieno zeppo di batteri nel loro picco di proliferazione, e dall'altro lato abbiamo una massa già scomposta nei suoi elementi. Quindi facilitiamo di molto
il compito dei nostri lieviti, di nutrirsi e di offrirci una pizza molto molto leggera. Avrete notato, ragazzi, in questo tipo di impasto un'alveolatura del cornicione ancora più accentuata, del 100% biga. Ma non è un caso, vi dico che non è un caso, perché l'autolisi, oltre ad offrirci tante cose buone, quali la scomposizione degli amidi, delle proteine, dei lipidi, favorisce ovviamente anche già uno sviluppo piuttosto considerevole della nostra maglia glutinica. Quindi al momento dell'impastamento avremo una massa già pienamente sviluppata, che favorirà più rapidamente lo sviluppo nell'impastatrice del complesso. Ok, quindi ragazzi, tutto a favore. Abbiamo sia le proprietà della biga sia le proprietà dell'autolisi messe insieme così, eh. L'una non esclude l'altra, anzi si aiutano a vicenda, eh. Per me questo è un mix esplosivo che vi dico che da oggi in poi utilizzerò, salvo imprevisti, sempre questo metodo, eh. Anche perché io tempo fa, quando provai questo metodo, mi piacque tanto, ma non utilizzavo questa farina, quindi non vidi chissà che risultati, nel senso, mi usciva la mia pizza di sempre, sempre buona, tra parentesi, però non mi scioccò a tal punto da dire da oggi in poi utilizzo questo metodo, ma devo dire, ragazzi, che, come l'ho sempre detto, ragazzi, le farine vanno provate, vanno testate, vanno fatti un po' di tentativi per poter dire provo questo, faccio quello, prendo un'altra farina. Insomma, le farine vanno provate. Leggere le schede tecniche sì, può aiutare, ma non più di tanto, eh. Comunque, detto in breve, con questa farina mi è uscito un mix davvero esplosivo, prodotto da paura, per cui da oggi in poi impasterò sempre così. Ok ragazzi, allora la nostra autolisi anche questa sera è conclusa, eccola qua. Quindi adesso ripongo l'autolisi di nuovo nella sua scodellona, gli daremo le stesse tempistiche della nostra biga, quindi sempre le nostre 12-13 ore, sempre in frigo, ragazzi, quindi le tratteremo perfettamente allo stesso modo, ok? Ok ragazzi, ci siamo. Io adesso riporrò come la volta scorsa un panno umido sopra, soltanto sull'autolisi, perché l'autolisi rispetto alla biga, ragazzi, è più soggetta a fare la patina sopra, insomma, a seccarsi in frigo date le temperature fredde. La biga non tanto, perché la biga, ragazzi, mentre fermenta, insomma, lo sapete, c'è anche una timida produzione di calore, per cui anche se fa la crosticina sopra, ragazzi, è una crosticina molto morbida, mentre per l'autolisi invece questo discorso non vale. Ultima nota, qualcuno sicuramente starà pensando e mi dirà nei commenti questa cosa, se non lo specifico adesso. Come mai, Tony, tu passate le 5-6 ore di autolisi non metti la percentuale di sale all'interno dell'autolisi? Allora, ragazzi, secondo me non è necessaria, perché io adesso questa massa autolitica l'andrò subito a riporre in frigo, quindi l'azione enzimatica si andrà a ridurre. Non si ridurrà come si riduce l'azione fermentativa dei lieviti, quindi l'azione enzimatica comunque va avanti e su questo siamo d'accordo, però ho ridotto anche la percentuale di idratazione e poi l'ho già provata, quindi non è un esperimento, ragazzi, mi è venuto davvero un impasto esplosivo la volta scorsa, ho fatto così e mi sono trovato davvero benissimo, quindi per ora almeno date ancora le temperature medio freschette, diciamo così. Non introdurrò sale all'interno dell'autolisi, gli farò fare le 13 ore, 12-13 ore in frigo. Quindi adesso subito un canovaccio umido sopra, impellicolo e vado in frigo con la biga. Ragazzi, allora a domani, buonanotte. Ragazzi, allora buongiorno, ben ritrovati in pizzeria. Allora, questa è la biga che abbiamo preparato ieri insieme e questa è l'autolisi che abbiamo sempre preparato insieme ieri sera, ok? Vedete, bella matura, sentite l'aria? Ok, adesso la apriamo, controlliamo, ma già so che è abbastanza matura per quello che ci serve. E qui è l'autolisi, vedete?
Vedete che bella maglia, ragazzi? Molto fredda, ovviamente, perché è stata in frigo, l'ho appena tirata fuori. Giusto 2 minuti e procediamo all'impastamento, ok? Allora, ragazzi, qui come potete vedere ci abbiamo la nostra biga. Vedete che bella spugna, ragazzi? Qui invece abbiamo la nostra autolisi, ok? E comunque, se potete notare, è avanzata tranquillamente la nostra scomposizione degli elementi all'interno, quindi abbiamo un prodotto pronto per essere digerito da lieviti tranquillamente. E qua, lieviti in abbondanza, ok? Ragazzi, andiamo a impastare allora, dai. Ok, ragazzi, allora tutto pronto. Abbiamo la biga da un lato, la si riconosce anche tranquillamente, ragazzi. L'autolisi dall'altra. Poi ci siamo preparati il nostro litro e due di acqua per raggiungere sempre un bel 65% di idratazione tranquillo tranquillo e poi 200 grammi di sale per sempre 8 kg di farina, ok? Ragazzi, allora iniziamo. Versiamo prima un po' d'acqua all'interno. Ecco qua. Lasciamo lavorare un attimino le due masse molto dure e tra l'altro molto fredde, ok? Diamogli un 3-4 minuti in modo tale che si amalgamano almeno, Ok. Adesso in tutto questo ho aggiunto un altro faretto in pizzeria. Giusto per dare un po' di luce in più, perché ho notato che i video precedenti erano un po' cupi. Penso si noti. Ok, dai, continuiamo così per 5-6 minuti. Ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, allora, trascorsi più o meno 5 minuti, vedete che le nostre due masse si sono quasi unite perfettamente, ok? Ovviamente è ancora un po' presto per chiamarlo impasto, facciamo impastare penso altri 5-10 minuti in totale, penso almeno 10 minuti. Inseriamo un altro filo d'acqua nel frattempo. C'è appena stata l'unione delle due masse, vi ripeto, adesso tocca all'incordatura, quindi dobbiamo far incordare l'impasto, quindi se ci sarà in totale all'incirca un'altra decina di minuti di impastamento. Sempre in prima velocità, ragazzi, questo tipo di impasto mi sta venendo davvero uno spettacolo in prima velocità, no stress, quindi procederemo sempre in questa maniera, da oggi in poi. Comunque sempre lo ricordo, processi permettendo e temperature permettendo, e quindi almeno per ora impasteremo in questa maniera. Prossimamente vi presenterò anche un'altra farina, sempre di Casatipella, che utilizzo nei periodi più torridi, quindi quando inizia a fare un po' caldino. Come lo sapete, ragazzi, la farina che sto utilizzando adesso è un W260, una farina di media forza, una classica per pizza napoletana, dai, diciamo così. Ragion per cui non possiamo pretendere chissà cosa da questa farina, soprattutto per il tipo di pizza che stiamo sfornando, quindi pizze contemporanee a ruota di carro, quindi non ci risparmiamo nulla, Però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e con il prodotto che utilizziamo. Il prossimo video probabilmente farò un video di presentazione di questa nuova farina che si chiama Tipella Extra, cioè nuova per voi, io già l'ho utilizzata anche gli anni scorsi, solo in estate. Iniziamo con un brand per poi finire, ecco, nei periodi di giugno, luglio, agosto, quindi caldo molto accentuato, a lavorare solo con quella, sempre parlando della pizza tonda contemporanea. E poi per quanto riguarda il metro utilizzerò sempre la classica napoletana, quella che stiamo utilizzando in questi video, ok? Quindi ragion
ragion per cui ragazzi non mancate al prossimo video. Finito anche il momento pubblicitario, inseriamo un altro filo d'acqua. Andiamo con un altro filo d'acqua. Ecco qua. Questo tipo di impasto, ragazzi, potrei anche andare un po' leggermente più spedito con l'acqua, però io preferisco sempre far formare quanto più forte possibile la nostra maglia glutinica. Io mi fido della mia farina, ma non troppo, quindi vado sempre un po', come si suol dire, con i piedi di piombo, dai. Ragazzi, in tutto questo io ne approfitto ancora una volta per dirvi grazie, grazie dell'affetto. Siamo quasi in 700, cioè non so se quando uscirà questo video già saremo in 700, per ora siamo quasi in 700, quindi davvero grazie di cuore. Manca poco per i 1000 iscritti. Lo speciale 1000 iscritti sarà una bella live insieme, dove ci faremo quattro chiacchiere in maniera abbastanza spensierata. Se qualcuno mi vuole chiedere qualcosa, a disposizione. Sarà una live più per salutarci, finalmente dal vivo, diciamo, in diretta. Siamo giunti quasi al termine, ragazzi, non proprio quasi al termine, manca all'incirca un mezzo litretto di acqua ancora da inserire. Sentite che botte già che inizia a fare, che scoppietti. Inseriamo un altro filo d'acqua. Formazione della zucca e della maglia glutinica, ragazzi, anche più rapida, da quello che ho notato facendo questo impasto, ecco, a modo mio, autolisi, biga, tempi di maturazione uguali per entrambi, quindi oltre ai tempi anche la tipologia di maturazione alla temperatura controllata, ecco qual è il frigo a 4 gradi per entrambi i tipi di preimpasto, cioè davvero si forma in un attimo, in prima velocità poi, inseriamo ancora un filo d'acqua. Vedete, pasta già quasi tutta intorno al gancio, quindi questo mi fa capire che l'impasto è già bello incordato, Andiamo con un altro filo d'acqua, ok. Questo si è scomposto leggermente, aspettiamo un attimino e poi inseriamo ancora un filo d'acqua. Ecco qua. Poi ragazzi, impastatrice in prima velocità, anche molto silenziosa, quindi non devo nemmeno urlare per farmi sentire. Altro punto a favore in questo tipo di impasto. Ragazzi, l'autolisi del video precedente era un qualcosa di nucleare, quindi davvero davvero esplosivo, però non si sposava tanto, vi ripeto, con i miei modi e i miei tempi di lavorare soprattutto, Io preferisco prepararmela la sera ed averla già pronta la mattina, quindi risparmiamo in effetti un'oretta di tempo, perché se no non ho nulla da fare, vengo soltanto a impastare. Ragazzi, non ha tanto senso aspettare un'ora in pizzeria che si autoformi la nostra massa autolitica, d'accordo? Quindi per me è molto più comoda così. Comunque sia, il metodo di Vincenzo Capuano è un qualcosa di assurdo, spettacolare. Inseriamo un altro filo d'acqua, questa volta nei lati, ragazzi, quindi aiutiamo la massa a staccarsi dalle pareti in questo modo, ok?
Allora ragazzi, ultimo goccino d'acqua prima di inserire il sale, quindi andiamo un pochettino a inumidire la massa un attimino, ecco qua, e andiamo anche col sale, eccoci qua, lo inseriamo sul lato, meno così ultimamente sto facendo io, e ho notato che mi sto trovando meglio così, diamo tempo alla massa di assimilarlo secondo i suoi tempi. Quindi non forziamo l'assorbimento, inseriamo un altro filino d'acqua giusto esterno macchina, diciamo, così per aiutare la massa a assorbire il sale. Ragazzi, abbiamo quasi concluso, eh. Probabilmente questo video ve lo dividerò sempre in due parti, perché altrimenti sforiamo davvero nel biblico come nostro solito fare. Io penso che già così siamo più o meno a una ventina di minuti di video, anzi forse l'abbiamo anche superati. Giun per cui adesso concludiamo l'impasto e ci fermiamo qua. Poi prossima volta proseguiamo con la pirlatura, lo staglio e la prova forno, ok? Abbiamo quasi finito anche con l'acqua, è rimasto forse altri 200-300 ml all'incirca. Ragazzi, come potete vedere, dopo l'inserimento del sale, la massa si è ricompattata di nuovo, cioè è ritornata quasi di nuovo solida, per così dire. Il sale è preferibile inserirlo quando vedete, ecco, una difficoltà il vostro impasto ad accumulare altra corda, diciamo così, quindi tende. Ci fate caso, che sicuramente ci fate caso, mentre impastate tende di nuovo a diventare liquido, tra virgolette, molto tra virgolette, nel senso rilassarsi davvero parecchio. E qui entra in gioco il sale, quindi quello è proprio il momento in cui inserire il nostro sale. Quindi non proprio alla fine dell'impasto, ragazzi, come dicono molti. Almeno io così, per esperienza personale, ho notato che mi sto trovando davvero, davvero molto bene, anzi meglio rispetto alle altre volte. E se ci fate caso, adesso l'impasto è tornato quasi come se ha un 60% di idratazione. Il sale in questa fase aiuta davvero parecchio. Quindi ragazzi, non mettetelo proprio alla fine, e soprattutto a secco. Quindi in assenza di acqua. Meno se vi posso consigliare questa cosa, inseritelo a tre quarti di impastamento con un altro filino d'acqua. E conservatevi più o meno 100-200 ml proprio per la fine, ok? Ok ragazzi, allora, eccoci qua finalmente. Impasto appena staccato, ecco. Allora, ve lo mostro sempre da vicino. Sempre un po' stressatuccia la maglia perché adesso l'abbiamo finito di lavorare, però vedete? Guardate qua. Un 65% di idratazione con i contropiocchi. Vedete? Allora questa qui adesso la faccio riposare come facciamo sempre, più o meno 10 minuti, dai. Penso vada più che bene. Poi procediamo alla pirlatura, prossimo video. Staglio e prova forno. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio di essere qua con me in pizzeria ogni mattina. Un abbraccione, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Vi ricordo sempre, chi sta guardando il video e non è iscritto, ragazzi, fatelo. Così mi supportate alla grande, supportate il canale e non vi perdete i prossimi video. Like, sempre se vi va, che non costa nulla e aiuta sempre il canale. Ragazzi, grazie e alla prossima!